ottima partita a Milano, un'ottima prestazione tua anche della squadra. Legnano ha retto per quanto poteva, anche con insomma una differenza che è abbastanza netta. Come giudichi questa prima amichevole, per quanto può valere comunque dopo una settimana solamente di preparazione, sia a livello personale che a livello di squadra? Ma come hai detto tu, è la prima settimana per tutti, quindi è una fase in cui si provano molte cose, in cui ci si inizia a conoscere, però l'importante è l'intensità che si mette sul campo, e noi penso che siamo riusciti a metterla non per tutti i 40 minuti, però per gran parte della partita, così come anche Legnano, che ha fatto un'ottima partita. Sì, ovviamente per Legnano il cambio, cioè la differenza di categoria è molto superiore, poi a voi mancavano diversi giocatori che hanno giocato le ultime Olimpiadi, quest'anno la prospettiva per Milano è molto alta, immagino un po' di emozione ma probabilmente anche tanto orgoglio per essere stato scelto in questa società di 80 anni di storia molto importante. Beh, quello sicuro, e anche se era appunto un'amichevole prestagione, sempre la prima partita la si ricorda sempre, quindi è stata emozionante. Un piccola parentesi sulla nazionale: hai fatto parte del gruppo preolimpico, poi per quanto riguarda la convocazione finale, purtroppo tu e Abbas, che ora vi ritrovate qua, non siete stati convocati. Secondo te cos'è mancato a quella nazionale per poter accedere ai giochi, che sarebbe stato importante non solo da un punto di vista di risultato ma anche per tutto il movimento italiano inteso proprio generale della pallacanestro? Beh, certo, sarebbe stato importantissimo, e ovviamente peccato, perché ci è mancato alla fine un canestro, e sapevamo che potevano essere i dettagli a cambiare la partecipazione alle Olimpiadi. Io, non avendo partecipato, cioè da fuori, posso dire la preparazione abbiamo dato tutto, poi dopo può capitare in una partita secca.